107.05 Radio K Centrale, buon pomeriggio a tutti e a tutte, a Stravagante, naturalmente insieme a voi qui nell'etere. On air, dunque, K-Radio, Sky Radio. A Stravagante, trasmissione in onda la domenica, ormai lo saprete a memoria, 18.30-20 per Liberi Artisti Artigiani Bologna. Naturalmente vi aspettano, è venerdì e sabato alla Montagnola di Bologna, via del Pallone, l'ingresso è da lì, insomma. Si passa da dietro, no, anche dal davanti, insomma, comunque come vi viene comodo veniteci a trovare, portateci un sorriso, fa sempre piacere comunque stare in mezzo della bella gente. Beh, diciamo che ormai sta andando oltre, eh. Giornate tiepide, venticello poco, insomma si sta bene, dai. Anche belle giornate, quindi un po' in voglia, eh. I passerotti cominciano a starnazzare in giro, le passere se la battono. E vabbè, insomma è una rincorsa continua con la natura. E poi ci siamo anche noi, ormai umanoidi, e mezzi umani e mezzi no, eh. Insomma, vabbè, comunque questa realtà virtuale ormai sta prendendo veramente il sopravvento sulla naturalezza, sulla realtà vera della vita. Oh, vi dicevo dunque, a Stravagante, contenitore di informazione anche culturale e non per il mercatino dei tigli di Bologna. Edizione numero 20 per questo momento. Per un po' siamo coperti, insomma, abbiamo avuto le ultime da Greenpeace, da Torino, da Bitonto, da tante altre città, anche Milano. È reso conti anche sul bollettino di informazione rurale, questo CIR, il nuovo, diciamo, contenitore per i coltivatori, piccoli coltivatori. E all'interno ancora poesie, tanti disegni, anzi ne approfitto, saluto anche Tom che mi ha lasciato questo Bologna Lecce. E abbiamo approfittato naturalmente di redazione, anzi sono saltati di gioia. Vabbè, insomma ragazzi, di gioia, il comitato non mi molla. Ragazzi, comitato, un attimo, sono appena partito. Vabbè. Tom, comunque grazie veramente, ringrazio tutti quanti voi. E vi ricordo anche la casella postale M.A.807, Piazza Minghetti, 4100 Bologna, naturalmente in testate a Stravagante. Chiedete il catalogo editori, richiedete magari quello che volete, all'interno poi troverete informazioni, magari inviando un piccolo contributo, anche per così realizzare un po' il nostro impegno nei confronti dell'informazione alternativa. Bene, vi dicevo, pomeriggio abbastanza mosso, movimentato quest'oggi, non vi do nessuna anticipazione, comunque mi auguro che veramente le sorprese non manchino. Vi ricordo il telefono per la diretta, il 614-0374, 614-0374-051, Sky Radio, Sky Radio. Sanskrit language. There are two words in it, jnana and japa. Jnana is wisdom, japa is water. Se non telefonate subito, mi raccomando, lasciatemi un attimo di tempo, comunque ne approfitto, eh. Saluto Silvia, ciao Silvia. E saluto anche le altre ragazze che praticamente non mi ricordo mai il nome, no, comunque un po' me le ricordo, dai. Ciao Ale, ciao amica di Ale che non mi ricordo bene il tuo nome, comunque insomma vabbè. E anche Cristina, Antonietta, Elisabella e Angela, quest'oggi qui al 614-0374, Marco e Mirko.
Naturalmente ragazzi, io so che voi siete entusiasti della trasmissione, so che vi piace il genere Goa, ma un attimo di tempo, la trance è un trampolino per il quale tendo un attimo a spaziare un po' sulle mie iperboliche fantasie, così di gestione eterea. Vabbè dai, K-Radio, Sky Radio, dunque ovunque voi siate, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Se siete in auto, allacciate le cinture di sicurezza, preparatevi al decollo, anzi occhio alle curve, e mantenete la distanza di sicurezza, dai, che basta un attimo, oggi come oggi, frullano di qua, frullano di là, ma c'è, vabbè, comunque. dai, che anche oggi ci divertiamo, passeremo un'ora e mezza in mia compagnia, quindi vi ricordo il 614-0374, soprattutto mi auguro che ci sia in mezzo a voi qualcuno, diciamo, un po' più emancipato, che voglia entrare anche in diretta un po' così con gli altri ascoltatori di questa radio, appunto K-Radio, Sky Radio, Radio K Centrale, e magari così siamo un po' in compagnia, facciamo qualche chiacchiera, non lo so, ci raccontiamo che facciamo, che fate, che facciamo, Kammafa. Andiamo, ah, bellissimo incontro comunque anche l'altra sera sugli antiproibizionisti, comunque ne parleremo a seguito, a seguire. Vi ricordo che ci sono diverse iniziative per quello che riguarda l'antiproibizionismo, sia per il Partito Radicale, sia per i Verdi, che comunque si presenteranno con una lista assortita con tutti i vari programmi a parole, poi a fatti non si sa. Comunque rimanete sintonizzati su queste frequenze, K-Radio, Sky Radio.